Io certe cose le dico con estremo dispiacere perché poi effettivamente a volte ricevo una mezza smentita dai fatti e però a volte vanno fatte delle scelte difficili anche per il bene di una testata. Bentornati cari lettori, come state? Spero tutto bene, io sono Luca TJ, questa è Storia dell'altra vita, qui parliamo di fumetti e di cose nerd. Io vengo da un'influenza abbastanza interessante, che ancora non è passata. Ho da studiare, ho già girato un altro video, per cui ho anche poca voce, ma venite più vicino perché, beh, perché il momento è giusto per discutere un po' insieme di questo Dylan Dog All Boy numero 23. Io qualche tempo fa avevo detto, qualche tempo fa, in realtà credo nell'ultimo Color Fest, avevo detto che effettivamente escono troppi Dylan. Ma non perché le storie, anzi, le storie ultimamente sono fatte bene, cioè la maggior parte sono veramente godibili e interessanti, non per la qualità generale delle stesse, ma perché non abbiamo proprio più il tempo di apprezzarle, il tempo di discuterne, il tempo di riuscire a interiorizzare quello che ci vogliono dire. Ora, a parte chi le legge soltanto per svago, e ci sta tutto, c'è tutta quanta una serie di persone che legge le storie di Dylan Dog, che le legge anche per quella sottotrama sociale, quel messaggio politico, politico inteso in senso ampio, in senso pieno del termine, non in senso di schieramento. Capiamoci, del Dylan Dog, dell'autore, comunque della testata che è una chiara impronta da sempre che l'ha data Sclavi e che poi i curatori portano avanti anche con l'aiuto appunto di tutti quanti gli autori che si susseguono in una testata che non è scritta da un'unica persona, ma che è scritta da una miriade di persone ormai da 36 anni a sta parte. Il Dylan Dog Old Boy ha rappresentato in questi anni, in questi tanti anni del Dylan 2.0 o quello che doveva diventare il 2.0, ha rappresentato un'ancora di salvezza per la testata. Perché? Beh, perché tutti quanti quei lettori che non apprezzavano le novità introdotte successivamente a Sclavi, beh, avevano un Dylan completamente cristallizzato negli anni 80, con la Thatcher, con le sterline, no, le sterline ci sono sempre state, con la Thatcher, poi alla fine la differenza dell'Inghilterra è solo quella che c'era la Thatcher. Ah, ovviamente c'erano gli smartphone, ma quelli di là anche mo non è che li prende tanto bene. E quindi, beh, quel Dylan Dog All Boy era un'ancora di salvezza. Adesso che siamo tornati ad una narrativa storica, una narrativa sclaviana pura, ma in una modernità, questo Dylan Old Boy continua a stupire. Anche questo qua, il numero 23, ha due bellissime storie, due storie profonde, due storie assolutamente godibili, che potrebbero ambire anche a qualcosa di più. Il problema è la sovrapposizione delle stesse. Noi, e già l'ho detto molte volte sul canale questo, noi questo mese abbiamo ben quattro storie di Dylan originali, nuove. E a volte ne abbiamo avute di più, l'anno scorso ne abbiamo avute 13 in un mese. Tra brevi, lunghe, ripubblicazioni, eccetera. Non riusciamo più a porre l'attenzione su qualcosa. Leggiamo una cosa e già la settimana dopo, 10 giorni dopo, ce n'è un'altra. E Dylan non è una narrativa orizzontale, per cui tu continui a seguire un flusso narrativo. Dylan ti sconvolge ogni mese, cambia ogni mese, è una cosa diversa ogni mese. E quindi quello che mi chiedo, e che chiedo a voi un'altra volta, e anche con forza, e anche dopo aver letto questo bel Dylan Dog Old Boy, è se non sarebbe il caso di rallentare un po'. Rallentare un po', dare più spazio alla storia del mese di essere discussa, di essere interiorizzata, di essere apprezzata, di essere riletta. In tanti lo fanno per forza di cose,
perché comunque il fumetto è diventato abbastanza caro, abbastanza costoso, non in senso assoluto, perché comunque le maestranze che ci lavorano hanno diritto al giusto compenso che però non ha subito aumenti, come invece hanno subito aumenti le testate, per colpa invece soltanto della materia prima e del trasporto, quindi della distribuzione. E questo è un punto fondamentale, eh? Cioè voglio dire, se mi avessero detto, ragazzi, guardate, a parte che non hanno detto nulla sugli aumenti, mi avessero detto, ragazzi, guardate, quest'euro di aumento, questi 50 centesimi sono per l'80% per coprire i costi che sono maggiorati, quel 20% noi lo diamo agli autori. E che gli volevi dire? Va benissimo. Anche se Bonelli è già la casa editrice che paga più, meglio e in modo puntuale i suoi autori. Quindi già lì stiamo abbastanza decisamente bene. Però si poteva anche gestirla in questo modo. Non è stato fatto. E quindi io mi chiedo, al netto di tutto, non è meglio tenere appunto questi eventi come eventi particolari, il Color Fest, fai un bel Color Fest tipo il cartonato alla francese di Tex Willer, di Tex in generale, l'All Boy lo spalmi invece sulla serie regolare, casomai crei invece che soltanto un bis d'estate ne crei due, d'estate si legge molto di più, ci sta bene, oppure che ne so, crei un All Boy che non è bimestrale, ma è semestrale, per cui ne fai uno d'estate e uno d'inverno, in modo tale che uno ha più tempo per godersi queste storie, più tempo per poterne parlare, più tempo per creare il caso, più tempo per pubblicizzarle. Meno storie non significa meno attenzione, significa porre più attenzione su quegli argomenti che in Dylan spesso sono importanti e che purtroppo però appunto vengono persi nella cadenzialità troppo veloce delle letture che ti vengono proposte. Al netto di questo, partiamo con questo All Boy. Ma partiamo dal prossimo, perché è importante. Prossimo All Boy, la prima cosa che vi dico è che subirà un aumento, già lo sappiamo, sarà a 8,90 euro. Molto, molto vicino. Video poi finisco tutto, molto molto vicino a due numeri della serie regolare. Non è più così economico comprare l'Oldboy invece che la serie regolare, come se si potesse scindere uno dall'altro. Vabbè, comunque questo numero 24 è importante perché c'era l'ultima storia scritta e disegnata da Carlo Ambrosini. Marco Nizzoli, il copertinista dell'Oldboy, dopo la scomparsa di Giuseppe Montanari, fa un omaggio gradito, anche bello, a Ambrosini con una copertina che vede le tante copertine dei Dylan Dog di Ambrosini, l'hanno visto come disegnatore o come autore completo. Molto molto interessante. Dal 12 aprile poi lo vedremo. In questo caso andiamo a parlare di due storie, una donna reale al di là delle stelle. Vediamo un attimo il colophon qui. Febbraio-marzo, cura di Franco Busatta, supervisione di Tiziano Sclavi e Barbara Baraldi. Anche qui è stata assestata questa cosa qui, perché c'è la supervisione di Barbara Baraldi, ma la cura appunto è di Busatta. Franco, non te voglio togliere la testata, sto semplicemente facendo un altro tipo di discorso, ma lo so, ce lo siamo anche detti. Soggetto e sceneggiatura di Una donna reale, Andrea Cavalletto, disegni di Antonio Marinetti, lettere di Riccardo Riboldi. Una curiosità molto bella da dire è quella che vediamo qui nell'intervista di Franco Busatta. Antonio Marinetti ha disegnato per primo questo numero. È stato questo il suo primo Dylan, non Ezzella Morta, che però è uscito prima. Allora, io questo numero parla praticamente in una Londra degli anni 80 di una Lady Di che perde la memoria e si rivolge a Dylan per rintracciarla.
Ma ovviamente sotto sotto c'è qualcos'altro, quindi vi rimando alla parte finale dove c'è l'approfondimento con lo spoilerino e ne discutiamo un po'. Nel frattempo vi dico che la storia scorre bene, è molto interessante per quello che ci vuol dire, per i significati che ci vuol portare e ho trovato questa tavola, che è la tavola appunto di inizio testata con il titolo e i nomi e i credits, stupefacente. Cioè questa Lady Di accerchiata dai fotografi e da queste figure incappucciate che veramente dice tanto di più di quello che c'è nella tavola, proprio dà il senso di come il personaggio, il VIP del momento venga smembrato letteralmente dalla critica, dalla pubblica opinione, eccetera, eccetera. Veramente è un'immagine molto molto cruda, ma che ti dà un taglio molto interessante a quello che poi vedremo nella storia. Disegni di Marinetti, io l'ho detto anche l'altra volta, interessantissimi, molto molto belli, molto precisi e estremamente puntuali all'interno di Dylan. Per chi se lo stesse chiedendo senza spoiler, la figura di Lady Di ne esce molto bene. Viene trattata con i guanti, come si suol dire, ma viene inserita in modo tale che le sorprese saranno abbastanza. Poi andiamo avanti alla seconda storia senza spoilers. Se il nostro video dura 2000 anni, Al di là delle stelle è la storia di Davide Ricamonti con, anche qui un addio, l'ultima storia disegnata Luigi Piccato e Renato Riccio. Piccato che disegna questa storia, lo scopriamo anche qui dall'intervista. Estremamente interessante questa intervista di Busatta. Vi dirò di più. Bonelli sono a disposizione per farle in video, per inserirle proprio in video come contenuto extra dell'albo. Se volete, sto qua. E ci diceva appunto, ci diceva che Luigi Piccato ha disegnato questa storia nel momento in cui appunto era uscito dall'ultimo ricovero ospedaliero e andava riprendendosi, e quindi ci ha messo proprio tanta tigna per farla bene, e quello è stato un bel omaggio e veramente un bel modo di vedere tutto quanto il suo amore, non soltanto per Dina, ma per il suo mestiere. In questa storia, al di là delle stelle, troveremo un Dylan molto molto sfasato, alle prese con l'arte frattale. Io me la ricordo, l'arte frattale andava molto di moda negli anni 80, è bello questo rivedere quelle atmosfere degli anni di quegli anni là. Io più che l'arte frattale mi ricordo quei quadri con tutti quanti puntinati che tu li dovevi vedere col dito davanti agli occhi e usciva la figura. Mi ricordo quella che c'è stato un momento che esisteva uno software per il computer solo per quello. Io ce l'avevo per l'Amiga, facevo sti cosi qua che poi non servivano niente alla fine. Infatti sono morti come sono nati, sono stati soltanto un gioco, un divertimento del momento. Molto belle le tavole, un Dylan che riesce ad essere decisamente vero, decisamente lui, all'interno della storia. Dylan vivrà un amore particolare, un amore nella diversità. Non vi dico più di questo, altrimenti vi spoilerò troppe cose. Comunque l'elemento fantascientifico sarà decisamente molto più presente che l'elemento horror splatter, e a me non è dispiaciuta la cosa, anche perché di horror splatter c'è stato tanto nella storia precedente. Anche questa ha un fondo di disamina sociale decisamente importante, e alla fine entrambe sottolineano come il messaggio sclaviano iniziale continua ad essere quello più importante per Dylan Dog, cioè quello che i mostri in realtà siamo noi. I mostri, quelli diversi, perché sono diversi fisicamente, non sempre sono veri mostri, come sembrano dalle fattezze che non sono, fra virgolette, nella normalità, nella norma. Ora,
A parte il giudizio di questo All Boy, che è estremamente, estremamente positivo, un bello All Boy sotto tutti i punti di vista, punto di vista delle storie, punto di vista del disegno, del fatto che comunque contiene l'ultima storia di Luigi Piccato, vi volevo segnalare nella parte spoiler, e questo è estremamente spoiler perché andiamo proprio nelle ultime tavole, questa è stata la prima volta perché per colpa dell'influenza non ho potuto fare il video subito come avrei voluto, è stata la prima volta che ho visto altri video, altri commenti, eccetera, eccetera, e tutti quanti, cioè non tutti quanti, una serie di video che ho visto dicono: io non ho capito la parte finale. Oddio, non vi dico, ve la spiego io, vi dico come l'ho capita io, no? Perché in questa storia praticamente c'è questa Lady Di, che in realtà non è una Lady Di, è l'effetto sorpresa che vuole dare, in realtà è una sosia. E fa parte di un'agenzia di sosia che si offrono per feste altolocate. Finisce insieme alla sosia di Audrey Hepburn all'interno di una setta particolare che vuole risvegliare dei mostri antichi che sembrano Lovecraftiani. E questi mostri antichi, diciamo, dovrà tentare di non farli risvegliare appunto il nostro Dylan. All'interno di tutto quanto questo discorso ci saranno altri personaggi, stalle olio demoniaci, lo stesso Dylan, che è il sosia di Rupert Everett, che allora aveva appena iniziato a fare i suoi passi nel cinema e che quindi verrà anche lui attenzionato da questa agenzia e da questa setta. Lo stesso Grucio, che al contrario è il sosia di una persona morta, sarà molto importante per attenzionato questo gruppo, ma alla fine di tutto si scopre che in realtà questa è una storia inventata da un gruppo di scimmie, che in realtà sono all'interno dell'immaginazione di questo Leviatano. È evidente appunto che ci sia una grossa critica a quello che è la società del gossip moderno, la società del vippismo moderno, ma soprattutto una critica feroce a quello che sono le sette sataniche che cercano di intortare e di trovare significati nascosti in cose che effettivamente significati nascosti non ce l'hanno. E questo mostro, questo Leviatano, si nutre di tutto quanto questo qua, e nei suoi occhi appunto ci sono svariate di queste situazioni, perché noi abbiamo visto questa qua delle scimmie che creano la storia. Poi lì c'è una critica anche verso se stessi, gli stessi autori, ma questo mostro ha tantissimi occhi fatti anche in modo diverso, quindi lì in quell'interno si starà nutrendo di altre storie. E questa qui è veramente una bella metafora. La seconda storia, anch'essa molto molto intrigante, interessante, invece è una storia, ne parliamo appunto, approfondiamo un attimo qui, è una storia che parla di un Dylan che riesce, come al solito, ad innamorarsi di una ragazza bellissima, ma a fare amicizia con un ragazzo. Ragazzi, si scoprirà che queste due persone in realtà sono la stessa persona e sono un alieno. Ed è praticamente un manifesto all'accettazione del diverso, all'accettazione dell'altro. Qui il mostro sarà un vecchio bacocco che cerca appunto di impedire a questa figura in particolare di restare sul pianeta Terra, perché in realtà questi sono extraterrestri. Si scoprirà che il pianeta Terra è un pianeta particolare, è un pianeta in cui gli extraterrestri non riescono ad arrivare perché i terrestri sono molto molto particolari, sono molto schivi e restii, non sono aperti alla diversità. È una storia decisamente bella, e sono contento che non sia scaduta in un elemento che poteva essere facile e politicamente corretto. Ovviamente, come vi ho detto, ci sono queste due figure, c'è cioè questa ragazza, Dorothy, e questo ragazzo, Mark.
Lui fa amicizia di entrambi, ma in realtà sono lo stesso alieno con due personalità differenti. Poi, leggendo la storia, scoprirete perché si sdoppiano. E lui si innamora di lei, ma fa solo amicizia con lui. Sarebbe stato facile farlo innamorare di entrambi e creare anche un effetto scandalo. Può darsi pure che l'autore ci ha pensato una cosa del genere, e poi Bonelli l'ha, diciamo, indirizzato in altri lidi. Secondo me no, secondo me no. Però così è molto più delicato. È molto più interessante anche perché Dylan è innamorato dell'amore, ma l'abbiamo visto sposarsi semplicemente con Grucio, ma era un altro universo. Era un'altra cosa, era una cosa completamente diversa. Belli anche, ovviamente, i disegni che ripercorrono la carriera di Nathan Never, del disegnatore di lungo corso di Nathan Never, del disegnatore. Quindi, ragazzi, detto questo, che altro dirvi? Un old boy che mi ha convinto, che vi dico di prendere ad occhi chiusi, appunto, se vi piace il Dylan classico, e di aspettare il prossimo per la vera ultima storia di Dylan Dog completa, perché poi ce ne sarà un'altra che ha scritto e che ha finito la moglie di Ambrosini, e che ha disegnato un altro disegnatore, adesso non mi ricordo chi, non mi viene in mente. Scrivetelo qua sotto nei commenti se voi ve lo ricordate, e che anche quella lì dovrà uscire sulla serie regolare, non so ancora bene quando. Una cosa importante: l'altro giorno mi sono imbattuto per puro caso nel profilo di Carlo Ambrosini. Esiste un profilo fatto dalla moglie dopo la sua scomparsa per celebrare un po' quello che è il lavoro del maestro e inserire le cose più importanti e più interessanti che lui ha fatto durante la sua lunghissima carriera. Io l'ho seguita immediatamente. Se avete piacere, seguitela anche voi, perché deve essere una gran bella iniziativa di una donna che ha una grande forza, evidentemente. Noi ragazzi ci vediamo domani per il solito prossimo video. Vi aspetto qua sotto nei commenti. Ciao belli.